E oggi il Vangelo è molto vicino, come sempre, alla nostra vita. Tutti vorremmo avere un rapporto carnale con il Signore. Vorremmo avere un rapporto come tutti sogniamo di avere con le persone che sono accanto a noi, con le persone alle quali vogliamo bene, dove anche diciamo, riceviamo gratificazione, soddisfazione, però secondo la carne. Alla fine è sempre la proiezione di tutte le nostre ansie, di tutte le nostre angosce, di tutti i nostri vuoti, le nostre solitudini che abbiamo sugli altri. La grande sofferenza di tutti noi è la solitudine profonda, la solitudine della menzogna del demonio, no? La menzogna primordiale. Sapete come all'accettare la menzogna, il sofisma del serpente, Adamo ed Eva si ritrovarono nudi e dovettero coprirsi. Lì appare la frattura, mentre prima del peccato, nella volontà di Dio, nel piano di Dio, nel disegno di Dio, nella creazione, l'uomo, la donna, le persone, le sue creature, a sua immagine e somiglianza, erano destinati a vivere nella trasparenza, senza doversi difendere, in un rapporto nella carne, ma che non si esaurisse nella carne, un rapporto libero di donazione. Il peccato, la menzogna del demonio, ha separato l'uomo da Dio e l'uomo dall'uomo, gettandolo nella solitudine. Per questo lo Spirito Santo è chiamato consolatore, perché consola, perché scende dove le persone sono più sole, dove nessuno può arrivare, a colmare quel vuoto e quella solitudine con una parola di verità e lo Spirito di verità. E oggi appare che è anche paraclito, è anche avvocato, perché in quella solitudine, dove il demonio, dopo averti staccato da Dio, dopo averti spinto a separarti da Dio, ti intenta ogni giorno un processo, accusandoti, hai chiamato l'accusatore davanti a Dio. Prima ti spinge, ti induce a peccare e poi ti denuncia come peccatore. E per questo abbiamo bisogno di un avvocato che dica la verità. E la verità qual è? È una verità sconvolgente, che forse ancora non abbiamo sperimentato fino in fondo, ma che ci aiuta ogni giorno nel combattimento, perché la tentazione più grande, che è la menzogna del demonio, sulla quale poi costruisce la sua ragnatela, la sua tela con le altre tentazioni, è quella di farti pensare e di farti credere che Dio non può amarti così come sei, che Dio in fondo ce l'ha con te, sensi di colpa, sensi di inadeguatezza, di sprezzare te stesso, esattamente tutto quello che ha sperimentato Adamo, che è scappato, si è nascosto perché aveva paura di Dio, paura dell'unico che lo ama veramente, la vera paura, che è la paura della morte, la paura di non essere, senza Dio non siamo. E lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito che Gesù, in virtù del suo mistero pasquale, cioè di essersi, in virtù del fatto di aver vinto con la nostra carne il peccato e la morte, e aver aperto un canale di nuovo tra noi e il Padre, tra noi e Dio, tra noi e il cielo, fa percorrere, per così dire, a questo canale di nuovo riaperto, a questo cammino, a questo legame di nuovo ricostituito allo Spirito Santo, allo Spirito Paraclito, allo Spirito di verità, allo Spirito Consolatore. Morendo, distruggendo la morte e risorgendo, ci ha riconciliati con il Padre. E il sigillo di questa riconciliazione, di questa intimità ritrovata, di questo paradiso al quale possiamo accedere di nuovo, è questo Spirito che ci difende, che è un avvocato, che è un paraclito e che dice: no, non è vero. Lui è innocente, costantemente, lì dove noi siamo più soli, dove siamo più angosciati, dove il demonio ha buon gioco e ci fa pensare prima male di noi, poi male di Dio e male dei fratelli, e ci fa pensare a chissà quali cospirazioni contro di noi, ci fa prendere il vittimismo nei confronti della moglie, del marito, della sorella, ci fa vedere cose che non sono, prendendo spunto da una piccola realtà, ci fa fare delle costruzioni mentali, dove ci distrugge completamente o ci schiaccia nei rapporti passionali, nei rapporti della carne. Lì lo Spirito Santo dice: non è vero, non è vero che Dio non ti ama, non è vero che sei da buttare via, tu sei innocente. Ma come, io ho peccato, ma come, sono un macello? Sei innocente perché il Figlio ti ha reso innocente. Questo Spirito Paraclito, che è avvocato di noi, per noi presso il Padre, mostra
il sacrificio di Cristo, mostra l'amore di Cristo, l'amore crocifisso di Cristo, convince esattamente delle cose di cui oggi il Signore parla a tutti noi, ci convince riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, ci convince del peccato che è non credere nell'amore di Dio. Questo è il peccato, questa è la frustrazione più profonda che tutti noi possiamo vivere e che il mondo vive, non credendo che Dio è, e cioè è amore, non credendo e quindi non appoggiando la propria vita sull'unica fonte della vita, il mondo vive come zombie. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedete più, cioè lui vince il peccato nella sua carne e ci dona una relazione nuova con il Padre, con lui e tra noi, non più schiacciata sulla carne, non più impaurita, non più dovendosi difendere, dovendo scappare, ma riconciliandoci con il Padre, cioè va al Padre, riapre questo cammino, fa giustizia della menzogna del demonio, ci giustifica. Per questo è Paraclito, lo Spirito che viene, che ci convince che c'è una giustizia, e questa giustizia è la misericordia, questa giustizia è rompere la trama ineluttabile di peccato e di morte, di distruzione, di divorzi, giudizi, di menzogne, di sotterfugi, e ci fa nuove persone riconciliate, e anche noi con Cristo di nuovo al Padre, di nuovo riuniti a Lui e al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato già condannato, e questa è la più grande notizia, perché il Paraclito dice: no, il demonio non è tuo principe, chi regna su di te, chi vive per te, chi ti ama veramente è Dio, non è il demonio. È Lui che porta avanti la tua vita. Allora possiamo abbandonarci completamente a Lui oggi. Nello Spirito Santo possiamo vedere ricostruite le nostre vite ogni giorno. Possiamo convertirci a Lui ogni giorno. E possiamo vedere piano piano rifiorire le nostre relazioni con i fratelli. Avere relazioni non più schiave della carne, non più schiave delle passioni, non più cercando negli altri la vita, non più gestendo, volendo gestire la vita dei figli, dei fratelli, delle case religiose, non più volendo saziarci degli altri, ma donandoci, perché questa è la giustizia vera, amati per amare, e questo è quello che Dio opera in noi attraverso il dono del suo Spirito Santo.